veramente io sapevo che era oh, oh, dai eh! Bello! Bellissimo. Dicevo è un po', un po' Hogwarts anche un po', no? no quando si entra con i mattoncini, eh, bene, sarete contenti di, di studiare qua, no? Sarete... beh, è una bella fortuna, no? Un bel... La tecnica qua era lunga in origine un chilometro. E questo è un arsenale, giusto? E qui venivano okay. assemblati i pezzi d'artiglieria. Vedi là c'è il gancio del carro ponte. Ah, certo, era una è... lunga catena di produzione per le bombe. e Invece okay. adesso noi. da costru... quant'è che non è più attiva come.? Da tanti dal... anni, dagli anni 60. Dalla... Ah, pensavo prima addirittura. È stata costruita ah, okay. nell'anno dell'unità d'Italia. Per un centinaio d'anni è stata una caserma, uffici militari. Poi è caduta in disastro. Poi era vuota. Noi l'abbiamo bonificata, okay. messa a posto. Stamattina mi hanno appena detto che siamo in classifica, ragazzi: siamo in top ten con un libro, con un libro di poesie. Ma cioè, è è non è mai successo. Penso di, non, non lo so, di me a me non è mai successo di, neanche di, di fare un libro di poesie. Per cui, però, penso di no. Penso di no. Beh, la poesia non vende niente. Mi diceva Crocetti che un libro di poesia di successo vende mille copie. E poi ci sono quelli come te che ogni tanto riescono a riportare le notizie su, a riportare ne so, la poesia su. In realtà, per me, la poesia è la cosa più importante che c'è: nel senso che la poesia nutre tutte le altre forme d'arte, è all'origine, è la parola stessa, no? è, è la ragione per cui siamo qua. È la ragione per cui siamo qua, per cui è come se la poesia fosse il, veramente l'essenza, la, 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 la parte essenziale di, tut, di, tutti, di, di ogni processo creativo possibile e di ogni prodotto quindi creativo, per cui insomma la componente poetica è la componente fondamentale anche di un videoclip piuttosto che di un... anche di una pubblicità, anche di, un, di uno spot cioè questo, questo, questo seme no? questa specie di, 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 di modulo originario no? che è quello proprio poetico, riesce a, a contaminare gli altri no? Ad essere, lo riconosci senza saperlo definire ma c'è una parte di te che lo riconosce e, e te, e te ne accorgi, però la poesia pura, quindi la poesia fatta di, la, di un, la parola nuda su, sulla pagina bianca piuttosto che scritta sul, sulla sabbia, eh, è veramente il, il, il modulo essenziale, come se fosse eh, non so, una specie di, di. non saprei dirlo, il DNA. Boh, non nemmeno. Prana. Forse Sono sì, il prana. Il, pra, il prana, sì, esatto, proprio il. Il respiro, spirito. lo spirito, lo spirito. no? Lo spirito. Tra l'altro una cosa bellissima, ci tengo a sottolinearla, di questo libro che è in libreria da poco ed è già nella... Sì ed end. è uscito una settimana fa. È il frutto di una collaborazione tra due uomini di generazioni diverse, background diversi eh, ed è il fatto stesso che sia un libro di poesia in qualche modo composto a quattro mani ma poi in realtà sia una playlist. È una, è una playlist, abbiamo fatto proprio i DJ, abbiamo fatto e ci siamo anche lasciati molto andare, all'inizio la playlist è, è, è nata con, con l'idea di, di, di raccogliere delle poesie legate al mare, al mare, poi dal mare abbiamo detto l'estate, le vacanze, cioè appunto poesie da spiaggia. Il, pri, il titolo è stata la prima cosa che, che è nata, non solo il titolo, la prima cosa che è nata è stato io, il, è stato io andare a cercare Crocetti, vi racconto brevemente... E, ho sempre letto la rivista di Crocetti che si chiama Poesia. Crocetti è l'editore di poesia italiano più importante, poi lui se gli dici che è il più importante in realtà si... Sì, si, 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 si si, per, eh, perché ce ne sono anche, anche altri. Però insomma lui è quello, è quello che ha fondato non solo la casa editrice, anche una rivista che c'è da più di 40 anni ormai, che si chiama Poesia. Che è la, la, la rivista di poesia più letta, al, più, più letta al mondo, sebbene sia in una lingua parlata da pochi, l'italiano. Cioè la, la seconda più letta è Poetry, che esce a Chicago, che è in inglese, quindi ha a disposizione due miliardi, non so quanti, persone che la possono leggere. No? Quindi l'idea che questa rivista che esce in italiano in Italia sia la più venduta al mondo, per lui è un motivo di grande orgoglio perché eh, lui mh, racconta. Che in poesia si impose l'idea, poi, impose, la faceva lui per cui di mettere in copertina le foto dei poeti. I poeti non hanno tutte queste facce proprio da sorrisi e canzoni TV, no? di solito sono. I poeti cosa... non sarebbero dei poeti, no? Sì, poi ci sono, sono anche i poeti, quelli, po'... no? cioè Garzia Lorca è un figo no? piuttosto che eh, non so, Walcott, no? cioè Stocchi Azzurri. Per cui eh, però a lui piaceva molto l'idea di. Di, di vedere in edicola accanto a, a un giornale di, di, di gossip piuttosto che a un giornale con una rockstar un, una copertina con un poeta e in questo senso vi dico questo perché l'idea del libro dentro di me è nata dalla copertina le copertine di Crocetti sono iconiche nel senso che è un po' come le copertine a Delphi no? sono, le riconosci in libreria perché sono tutte uguali eh, anzi quelle a Delphi hanno tante, tante, più varietà però o meno le riconosce. le copertine di Crocetti è una copertina beige con un iniziale e un titolo. Allora io ho pensato a una copertina Crocetti che ho scritto Nicola Crocetti, Giovanotti, Poesie da spiaggia. E mi è sembrata una copertina un po' quasi, quasi futurista, no? una provocazione, un gioco, anche un gioco, che valeva vale di per sé anche poi anche non leggerlo il libro. cioè Quella copertina lì è un quadretto perché fa quasi ridere, sembra quasi un meme. No? c'è un tipo che su Instagram ogni tanto lo vedo che, perché è divertente che fa delle false copertine ad Elfi per cui, non so eh, fa la copertina ad Elfi con Harry Potter no? con, eh, e sono divert divertenti eh, opere no? d'arte situazioniste situazioniste, non so oppure fa Va dove ti porta il cuore no, ad Elfi oppure ma anche Fabio Volo a Elfi tutti libri pop, considerati pop ed è divertente, quindi a me l'idea comunque è nata da, da, da queste immagini e poi da, da un'ambientazione, un ho pensato eh, facciamo questo tour nelle spiagge, no? facciamo Giovabich Parti, pensa che bello se insieme ai cappellini, al, ai panini e alla birra uno potesse anche comprare un libro di poesie, un libro di poesie eh, è un oggetto che... È, a me piace decontestualizzare le cose, questa è una cosa che mi piace in genere, è un esercizio che, che, che mi piace fare quando faccio un video. In generale, è una cosa che mi piace, cioè prendere un, una cosa da un ambiente e inserirla semplicemente in un altro ambiente. Quindi, un libro di poesie inserito in una spiaggia mi, mi piaceva, perché in spiaggia di solito si leggono i gialli, no? si leggono i libri cosiddetti. L'idea allora, invece di un libro di poesia mi intrigava. Quindi, siccome sono cresciuto eh, leggendo poesia. In maniera quasi clandestina, no? perché mh, non mi piace rivelare, cioè non, mi sentivo un po' a disagio no? a dire che, che, erano, che sono sempre stato un appassionato di poesia, però di fatto lo sono sempre stato. Quindi leggevo poesia Crocetti, compravo spesso libri di Crocetti a scatola chiusa, magari ispirato da un titolo oppure da una quarta di copertina. Quindi sono andato, quando ho saputo che Feltrinelli eh, aveva acquisito Crocetti. Come non avevo un contatto diretto con Crocetti, ma ce l'avevo con Feltrinelli, ho cercato qualcuno di Feltrinelli ho chiesto mi mettete in contatto con, con Nicola Crocetti. Magari non sa neanche chi sono io, però in realtà lo sapeva perché vedevo che nei suoi social quando io mettevo un like poi mi rispondevano, no? per cui ho pensato, ma magari non è lui, però insomma lui mi conosceva, questo poi l'ho appurato. E, um, crocetti lo diciamo a 80 anni adesso. Ha 80 anni, si sì, è in forma. È un eh, grecista, è un insomma, gatto. viene da un'altra generazione. Sì, di si è popolato, è, un un, è uno dei... È, 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 la poesia greca del Novecento deve, deve le sue traduzioni in italiano a lui, insomma, lui ha tradotto tutti i grandi poeti del Novecento greci, che sono enormi, alcuni di loro sono pazzeschi e poi ha tradotto, recente, ha tradotto Zorba il greco, che è un libro che vi consiglio, se non l'avete letto, di Kazanzakis, è un romanzo molto bello, da, da cui un, un, un bellissimo film, no? storico con Anthony Quinn, però il libro è veramente strepitoso. Poi recentemente, eh, attraverso un lavoro che è durato dieci anni, ha tradotto questo libro di 33.000 versi, che è l'Odissea, non di Omero, ma di Kazanzakis, cioè Kazanzakis, il più importante scrittore greco del Novecento, ha scritto il seguito dell'Odissea, cioè da, dall'arrivo a Itaca alla morte di Ulisse, ed è un poema che in Grecia viene studiato a scuola, insomma, è una cosa importante. In Italia non esisteva in italiano, lui l'ha tradotto. E io da quel libro lì è scaturito il mio desiderio anche di, di, di incontrarlo, perché quel libro, in un momento della mia vita recente, eh, complicato, eh, mi è stato di grandissimo conforto. Più che di conforto mi è stato proprio un amico, come a volte un libro può essere. Hai no? presente quando lo, lo conoscete? So, so, so che sapete di cosa sto parlando. Quando un, un libro, anche una serie TV fo, può fare questo effetto, però, o anche un disco, ma un libro lo fa in maniera ancora più eh, potente forse. No? Il fatto che sai che la sera poi ti aspetta. È un rifugio. È un rifugio, è, un, è una cosa che. Quindi tante cose si erano messe in fila per cui. Do aveva senso provare a chiedere a Crocetti di, di fare questo libro. Poi la, la coincidenza vera è stata che lui ha accettato subito, ha detto oh, sì sì mi, mi piace molto questa cosa, eh, proviamo a farla, scambiamoci, mandami 50 poesie, cosa hai in mente, così capisco, e io ti mando 50 poesie, ma non diciamocela adesso. Cioè, eh, io ti faccio un mixtape, tu mi fai un mixtape. Esatto, fra una settimana ce lo diamo, sai come quando le spie si passano... Le cose allo stesso 1, 2, 3, in modo che io non, so, non sono influenzato da quelle che mi manda lui e lui non è influenzato da quelle che gli mando io. Quindi ci siamo dati un orario e un giorno, nel quale ci saremmo scambiati questa mail. Io ho mandato le mie 50 poesie, lui e le sue 50 poesie, e abbiamo visto che più della metà coincidevano, cioè più della metà erano le stesse e quindi questa cosa a me mi ha gratificato perché ho detto vedi però ho scelto, ho scelto delle poesie che ha scelto anche Crocetti e a lui lo ha rassicurato nel senso che perché mi ha detto ho avuto la, la, la sensazione insomma, che tu fossi un appassionato vero. Di, cioè non gli ho mandato, chiaro che poi adesso no, non è una questione diciamo, di valore, però non gli ho mandato non so, Prevert piuttosto che l'infinito di Leopardi, che, che poi sono, parlo di cose che mi piacciono, eh? a parte l'infinito, eh, l'infinito proprio è infinito. E ho mandato delle cose che, che mi stavano a cuore e che a lui sono piaciute. E da lì ne abbiamo messo insieme le prime 80 poesie, poi ci siamo allargati e poi ci siamo lasciati andare su, sui temi, siamo, abbiamo, abbiamo divagato insomma dal mare, ci siamo, il mare poi ti porta a parlare di tutto, no? quando parli del mare il mare ci finisce la vita, la passione, la fuga, viaggio. il viaggio, l'avventura, il, il ritorno. Tra l'altro... Questa, lo sai, è una scuola che noi definiamo di Contemporary Humanities, e il gesto di portare i concerti, sulle spiagge, tra la birra e le magliette, un libro di poesia, è un gesto da umanista per noi, no? Beh, è un gesto da umano, soprattutto, nel senso che, perché poi da umano, a me le, 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 la, il suffisso si dice, o Ista, mi, lascia, mi, mi insospettisce sempre, in generale, no? Cioè, tutte le cose che finiscono in Ista. E... Ti preoccupano? No, mi preoccupano, cerco sempre di starne fuori. Cioè, appena mi dicono tu sei, ist, sei un'ista, qualcosa dico sì, però in, in simultanea sono anche il contrario di quell'ista lì, cioè nel senso che convivono in me talmente tante contraddizioni, è una danza di, di follie, per cui ogni volta che. Che mi sento chiuso dentro un angolo, per quanto quell'angolo sia confortevole, cerco di, di, di svincolarmi. Perché? Semplicemente per mantenermi attivo, per mantenermi vivo. Perché poi ogni, ogni casa è un po' una tomba, no? Cioè, e quindi l'idea comunque di mantenere sempre. Le porte aperte per me, ci ho fatto anche una canzone per Morandi, apri tutte le porte, nel senso che proprio la cosa che mi viene sempre voglia di dire, tieni sempre aperte le porte, non chiudere, non chiudere mai, perché, perché poi dopo sai, poi quando ti chiudi dall'interno è, è, è un casino, soprattutto è finita, quando, è finita quando, ti chiudi quando ti chiudono dentro un posto non puoi farci niente, puoi semplicemente provare a sfondare quella porta lì. E già quello è un esercizio sano. Però se ti chiudi dall'interno, lì che ti metti nei guai. Mi fa venire in mente che una delle, delle voci del nostro Atlantolario... È bella questa cosa. Eh? È Cortasar. Sì. Cortaser c'ha quel, quel racconto che si chiama Casa Occupata. Fantastico. Ti in cui loro a poco a poco Fantastico. diventano profughi in casa loro, si spostano da una stanza all'altra. Eh, se non, non l'avete letto, leggetelo. Cortaser è, è il numero uno dei, dei, degli scrittori di racconti, cioè sullo racconto breve. Poi ha scritto anche un capolavoro grande, che però poi in realtà è un libro di libri, no? che è il gioco Rayuela. del mondo, Raiuela. Eh, ma i suoi racconti sono spesso folgoranti. Quello lì è bello, è vero? Sì, 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 la casa occupata è strepitosa. Beh, sì, Cortázar è uno che mi piace, è uno che, che oggi, chissà, ma io penso sempre è, un, è sempre, è un gioco, no? Però sono divertenti i giochi, voi poi che studiate qui lo sapete quanto è importante, no? Il, mi piace sempre pensare, non so, oggi John Lennon sarebbe su Instagram, oppure ehm, su TikTok, su TikTok, non so, ho fatto un TikTok una volta, no? ho fatto un, un TikTok dove leggevo eh, Ulisse di Joyce eh? e dicevo mi sembra proprio di, di essere per, in, in linea perfettamente con, con, con Joyce, cioè Joyce impazzirebbe per TikTok, cioè in realtà TikTok è come se fosse la, la realizzazione del Finnegan's Wake in qualche modo, no? cioè, o di, che io non ho letto, eh, ho letto, non ci sono riuscito, non ci riesco, cioè, io vado, faccio tre righe e poi mi fermo, perché eh, no? l'avete provato voi, poi fra l'altro davvero, è proprio, tanto prima o poi succederà, e, per andare è, alla quarta è riga. È davvero come TikTok, non lo puoi esaurire Finnegan's Wake. No, ci poi puoi, la sensazione che ho è un, un po è un po' oceanica, nel senso che... Con Finnegan's Wake tu leggi tre righe ed è come se l'avessi letto tutto. Cioè la sensazione è un po' come il mare, no? Prendi un bicchiere e c'è tutto l'oceano dentro quel bicchiere lì. Eh, però non è vero, c'è un pezzo di oceano. Quindi in realtà tutto l'oceano non potrai vederlo mai. E Joyce ti dà questa sensazione, no? Questa sensazione, un po' come Miles Davis, no? Te la dà. Cioè che sei dentro una cosa che, un, che è talmente infinita che un pezzo di infinito è pur sempre infinito. Tra l'altro lì già nel titolo, Finnegan's. Negans. Cioè, No. Il bicchiere cioè, di Oceano. Cioè, tu ma... sei un un Beh, dai, quest'anno ah, sì, Ulisse compie ah, sì, 100 anni. quest'anno ha eh. 100 anni, no? Ha fatto Ulisse, giusto? Quindi l'abbiamo tutti ripreso sì, sì. in mano. Anche ma... io. io eh, c'è una traduzione nuova che è uscita Montpiani, mi sembra, è veramente figa. Io l'ho letto tutto, ma non l'ho finito. Ma non Proprio si finisce mai, succede non questa cosa è... qua. Sì, io l'ho letto dal quarto capitolo come mi hanno consigliato perché per tante volte l'avevo approcciato dal primo e facevo veramente mi perdevo subito, perdevo subito. e allora ho chiesto a, a Camurri a Edoardo Camurri che conduce dei programmi su Radio 3, uno in gamba insomma una persona molto colta gli ho scritto proprio un messaggino è stato <ride> gli ho chiesto, anche un nostro studente a me, a me, ma dai io ho chiesto, ma Edoardo mi dici come si legge come si fa a leggere l'Ulisse di Joyce e lui mi ha detto: Ti do un consiglio molto pratico, inizia dal quarto capitolo. Perché Bloom, eh, entra nel quarto capitolo. E quando entra Bloom, il libro prende, diventa un po' più facile, cioè ti orienti meglio. Poi dopo ti perdi di nuovo. Però infatti, ho fatto così ed è stato giusto, una bella idea. Ma senti, Lorenzo, siamo qua con i ragazzi che hanno collaborato all'Atlantolaria. Yeah. Ed è vero che tu non stai mai fermo. Uh, non ti chiudi mai in casa e sei sempre attivo, sei sempre alla ricerca, no? sei sempre in movimento. Sì, fa potrebbe far parte anche delle, degli aspetti, delle patologie, no? quella cosa lì, cioè oggi, no, nel senso che a volte mi sento un po' a disagio io in, questo, in questa condizione, eh, mi comporta anche un disagio, nel senso che mi rendo conto che c'è una parte che io non, che io non governo. Di, di, di questo, è un'esigenza è, è una smania però io ricordo, ma dicevo questo perché è uscito il libro con Crocetti stiamo lavorando a quest'altro vocabolario, Atlante ma poi tu stai adesso preparando un concerto, una serie di concerti e io ricordo, sei stato uno dei primi ancora negli anni 90 a fare una preparazione atletica in vista dei concerti sì. Mi ricordo, facevi no? Andavi in bicicletta, no, no, ma certo. poi e... sempre di più, invecchiando eh, è di più, insomma, crescendo eh, è di più. E adesso mancano no, meno di 40 giorni al Java Beach Tour, ci sono 21 date se non sbaglio. E, e volevo partire da qui nel, e coinvolgere anche i ragazzi sul, sul tema del, del concerto perché è, è, è una cosa abbastanza magica, no? cioè, da un lato, bisogna mettere assieme tante tante tessere, tanti pezzi, tante persone, tante idee, tante playlist, il, le set list. Eh, prima il tuo manager mi raccontava che ci sono 71 camion che portano i materiali, 600 persone nell'organizzazione. È un'enorme macchina e quindi c'è qualcosa di meccanico, però poi c'è un salto e succede una magia, no? c'è quel momento di contatto. Con il pubblico, e sì, che è quello che poi dà senso respiro, a tutto. No? Il respiro, diciamo. È quello che dà senso a tutto. Senza quello lì sarebbero solo 71 camion che rompono i coglioni cioè, e basta che, che intasano le strade. Per cui il senso delle cose è nel, è nel non lo so, diciamo per, per inquadrarlo, è nel, nel concetto del dono. No? nel senso del nel concetto del dono. cioè Tu vai a un concerto, puoi pagare un biglietto. Un euro o lo puoi pagare 100 euro. Ma non c'è nessuna differenza. È, è, è quello che ottieni in più che dà senso a quella cosa. È il dono, che è il mistero, è quanto di misterioso. E di, appunto, di, eh, quando tu ricevi un dono dici una parola, no? questa parola è grazie. E, e, e in quella parola c'è il senso della vita per me, cioè è, è, è la grazia. È la grazia, la grazia ti è donata. La grazia ti ha donata. Questa è la cosa che mi piace di più del cristianesimo. Eh, il cristianesimo ha questa cosa, che è la grazia. Che tu non ti devi guadagnare niente. Tu devi lavorare, devi fare il tuo. Fai i casini, fai peggio, fai, fai male, vai in galera, ti redimi, ti processano, poi costruisci un palazzo, poi scopri una formula di una medicina. Eh, ma questo non è niente senza, senza il... il il dono che ti ha dato no? e questa cosa qui mi fa quasi ridere da quanto è bella cioè è talmente bella che mi dà una specie di euforia cioè il fatto che ehm, e quindi si lavora non è che si lavora per ottenere quella si lavora per creare delle condizioni perché quella cosa possa avvenire quindi eh, ma, ma quella cosa ehm, in qualche modo ti rendi conto che non avviene perché hai lavorato in quella direzione lì a un certo punto potrebbe anche non avvenire però e quindi non c'è una formula no anzi le formule, le formule appena ne trovi una e pensi di averla trovata sei nei guai e, è come se ci fosse una serratura e allora tu trovi questa chiave di questa serratura e pensi di aver trovato la chiave poi eh, cambia la serratura e quindi quella chiave lì non ti serve più a niente è inutile è una chiave che non apre, cioè che non si infila nella serratura. E io mi sono accorto in tanti anni che faccio le canzoni che è proprio così: appena ti accorgi che hai trovato una formula, ehm, la, la prossima cosa che fai usando quella formula è senza vita, non c'è dentro, dentro la vita, non c'è dentro il luccichio, non c'è dentro l'excitement, lo chiamano gli americani, no? quella cosa che, che l'eccitazione le, 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 che, che ti può derivare anche. Da un piccolo oggetto di design, da un, da un grande monumento architettonico, da una canzone pop, da un'opera lirica, da, un, da, qualsiasi cosa, da qualsiasi cosa. E, e allora sì, Giova Beach Party per concludere, è un'impresa, è, un è una vera e propria impresa, in tutti i sensi, in senso addirittura ariostesco, cioè le audaci imprese, è proprio un'impresa. Però è un'industria. Quindi c'è un lavoro enorme di, un, di persone di, in tutti i settori che sviluppano quella cosa lì. Ci lavorano partendo da, da, un, da un presupposto, per esempio, che è quello di avere come obiettivo la sostenibilità. E nella prima edizione abbiamo fatto un passo, quest'anno ne facciamo uno molto più grande. E più, già nella prima edizione siamo stati molto bravi, ma questa. Quest'anno ancora di più, per cui c'è un progetto legato alla sostenibilità che è vero, cioè non è non è Greenwash. Ehm, per quanto non ho niente contro il greenwash, ognuno fa quello che, 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 che fa. Io non, non giudico nessuno. Però, nel nostro caso è molto chiaro, nel senso che eh, no, non è un evento sostenibile, Giova Beach Party, come non esistono eventi sostenibili nel, in questo ambito, esistono, però esistono eventi più sostenibili, esistono eventi che vanno verso quella direzione, che oggi non è, non era, non, non è possibile da ottenere nella, nel, nella contemporaneità, non c'è, i camion sono alimentati eh, e, 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 e il fatto che noi ci muoviamo con tanti camion se andassimo in uno stadio, avremo lo stesso numero di camion, cioè, non è che eh, non cambia nulla, anzi in uno stadio l'impatto è uguale, per cui io a volte non capisco che differenza c'è tra, tra un concerto in uno stadio, un concerto in un prato o un concerto in una, spiazza, un, in una spiaggia. Al momento in cui tu comunque eh, mantieni, anzi ripristini l'equilibrio ecologico del luogo, come noi facciamo, semplicemente la location cosiddetta... Eh, interviene nell'aspetto poetico di quello che certo. fai. E quando, e quando tutto è pronto e tutti questi pezzi del mosaico sono stati predisposti, perché l'obiettivo, come no, dicevamo, è, è spostare energia, fare in modo che, che arrivi un dono no, a ogni singolo partecipante. Sì, e, certo. tu, e tu come, e come ti prepari questa cosa? Come, come, ti, come dormi la notte prima? Cosa fai durante... Ti senti sulle spalle... Di il do... No, la responsabilità di, di trascinare. Ma sai nel mio caso, ehm, io non so gli altri. Insomma, per me è un è, un, è come se questo fosse un. No, io non entro in modalità tour sono sempre in modalità cioè... tour, cioè è quello il. Non è, non è che, eh, che dico, vabbè, adesso e poi dopo finita questa cosa qui, divento un altro. Non, sono sempre quella cosa lì. Per cui per dire tu parlavi dell'allenamento, in realtà non è che entro in una fase in cui entro in una fase in cui magari faccio un allenamento un po' più specifico però cerco sempre di tenere una base in modo che poi se devo inizio, quando inizio ad avvicinarmi al turno debba far la fatica di partire da zero quindi in realtà sono sempre in quella modalità lì non ho mai quando, per quello che a volte chi vive con me dice non sei mai contento no perché stai sempre pensando al prossimo no? stai sempre pensando scendo dal palco che io sono già con la testa nel palco dopo, cioè per cui, eh, però mi piace, eh, non, non è mica un sacrificio, eh, anzi, è un sacrificio. Nel senso, c'è dentro la parola sacro. Cioè, eh, si fa per il sacro, cioè si fa il sacrificio... infatti C'è la vergine di Guadalupe che vi presenta. Il sacrificio no? è la cosa più bella del mondo, cioè quando, almeno, quando scegli di farlo, quando ti sacrificano, tu, il Tempio Maia è un altro paio di maniche no? eh, però quando tu decidi tu di scegliere, guarda io mi sacrifico, per un, è, una cosa, è, è, una, è una meraviglia, no? è, è come quelli che corrono lungo il, il Po qui, no? cioè, chi te lo fa fare? chiedilo evidentemente un, gli piace quella cosa no? e, um, ci sono le endorfine no? c'è il piacere e poi c'è il piacere infantile di, che alcuni hanno altri no, di far contenti gli altri che è proprio una cosa che, che nel mio caso mi, mi muove insomma fin da bambino io volevo che la mia mamma sorridesse quella per me era, la, la, era lo scopo della mia giornata Cioè, siccome la mia mamma era una donna di altri tempi, quindi con quattro figli da sola in casa, eh, con una zia disabile che viveva con noi, una situazione per lei che adesso razionalmente posso dire quanto potesse essere difficile, e anche portatrice di stati di depressione, eh, ma in quel momento lì, per un bambino, semplicemente volevo che la mia mamma fosse contenta, cioè che alleggerire la sua fatica no? che. Anche irrazionalmente, però io riceve, vedevo in lei, no? E quindi e nasce tutto da lì, nasce tutto da lì, nasce da, proprio dalla voglia di. Io, quando vedo gli altri davanti a me che canto, che sono contenti, È difficile che mi vedete cantare con gli occhi chiusi, come molti fanno, no? Sai, il cantante con gli occhi chiusi al pianoforte, eh, eh, io se potessi averli anche dietro sarei ancora più contento, cioè vedere proprio quello che mi succede intorno, sentire quello che mi succede intorno. È una cosa che, che mi piace che ha anche un limite, perché poi il cantante con gli occhi chiusi ti fa entrare in questo suo universo e a volte sono fantastico. No? A me a volte piacerebbe essere il cantante con gli occhi chiusi. Io ho due immagini di te in concerto, una risale al primo tuo concerto che ho visto, avevo 17 anni. E tu avevi una, una giacca elegante che si illuminava come fosse la notte. Ah, sì, sì, con i LED, con I, i primi LED, e poi no, c'era una batteria così <ride> all'epoca. <ride> adesso c'è una batteria così. Anzi, adesso è remotato. All'epoca andava in giro questa giacca da 20 kg. È come se ti portassi dietro la notte. E poi, ovviamente, l'altra immagine è tu con gli occhi aperti e un, tam, un grande tamburo. Sì, quindi era il tour dell'ombelico. E. Eh... Beh, a me la messa in scena piace, mi piace molto quell'aspetto lì, mi, mi, mi piace soprattutto in certi contesti, nel contesto del palasport, per esempio, eh, perché nel palasport riesce a creare il buio, per cui riesce a creare quella magia teatrale in cui dal buio tu fai emergere i segni delle luci, no? l'abito. In un ambito come quello di Giova Beach, invece, eh, mi piace più l'aspetto selvatico e in qualche modo. Eh, più animale, più animale. Non, non voglio il buio. Cioè il progetto Luci, è fatto in modo che anche la spiaggia sia illuminata. Perché eh, il meccanismo narrativo che, che cerchiamo di mettere in atto è quello che il pubblico vede se stesso, e quindi in qualche modo non c'è separazione tra il palco e, e il pubblico. No? Ci sono tanti palchi. Dice sì, c'è anche... un palco, c'è un main stage che è il palco quello dove avviene diciamo, la, la, la sera, e poi ci sono altri due palchi: uno proprio al centro della spiaggia dove ospitiamo. Ehm, Quest'anno abbiamo degli ospiti fantastici da tutto il mondo, anche, la, anche nel 2019. Alcuni ritornano, per cui hm, ci sono delle band africane, sudamericane. Ehm, stamattina stavo, stavo chiudendo la possibilità di avere questa strepitosa band giapponese che fa musica latinoamericana però. Quindi sono vestiti come dei samurai, e sono vestiti proprio sembra un film di, 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 di Kurosawa, però suonano cumbia e, e sono fantastici. Allora forse riusciamo a, ad averli perché forse sono in Europa, perché noi dobbiamo cercare di, di far coincidere anche dal punto di vista economico, insomma, il fatto che siano in giro, perché se no venire dal Giappone magari sono in dieci, è, inaff è inaffrontabile. E, e poi altre cose belle che stiamo mettendo insieme e quindi anche qua eh, all'inizio dicevi mi piace mescolare le cose mi piace uscire no, dagli steccati tradizionali mescolare questa è una cosa che noi qui cerchiamo di fare ogni giorno alla ah olden. sì ma è lo so ma io sono un fan, no? sono un fan de, della prima ora di Holden per questo proprio addirittura i libri che uscivano le prime edizioni dei libri Holden c'era la che li compravo lo compre, ce l'ho, mi, mi piaceva molto perché leggevo lì, per esempio, Vacis. Eh, non so se è ancora dentro, certo, ah, okay, con voi, eh, lui che ha fatto la scuola di Grotowski, per esempio. A me, tutta quell'esperienza lì del teatro povero cosiddetto, il teatro comunque d'azione, quello di Grotowski e poi di Peter Brook, eh, mi ha sempre ispirato moltissimo, eh, sebbene faccia di tutto perché non si legga questa cosa nel nel prodotto finale, diciamo così. E, e come si fa? Noi qui una delle discipline che insegniamo è l'armonia. Come mettere in armonia tanti pezzi diversi, no? Musicisti che arrivano da tutto il mondo, giapponesi che suonano musica sudamericana. Ma io lo faccio qual è, qual, anche lì: con la curiosità e accettando il disordine, cioè vivendo nel caos, vivendo nel caos, accettandolo come una condizione. E creativa come una condizione bella cioè standoci dentro e, con, con gli occhi aperti con le orecchie con le antenne alzate ma senza spocchia però eh? cioè, senza neanche farne una bandiera di tutto questo perché non, non serve però nutrirsi delle cose assaggiare tutto no? e poi se c'è qualcosa che ti piace provare a, a, ad immaginarla appunto a spostarla da lì e a vedere come funziona da quest'altra parte no? e guardare un po', no? giocare un po' con le figurine, poi alla fine si tratta di, di, di giocare, di, di, di di gio... è il gioco del mondo di Cortázar, no? è, è un po' quello. Infatti, quel libro lì è importante anche semplicemente per il titolo: in Italia è tradotto gioco del mondo, il titolo originale è Raiuela, che poi è gioco del mondo, quello che si fa con i sassolini, ce l'avete presente? Campana, no? E, e, il gioco, esatto, campana. E quello è, è un bel gioco, perché non ha mai una fine, no? E, puoi tirare il sasso do, dove vuoi, poi ci devi saltare. E io lo, pratico questo, cercando di non fare differenze, ma, di, attenzione, cioè, di non fare differenze, ma poi di scegliere. Quindi... Ehm, Cercare di, quando, quando sento dire cultura alta, cultura bassa, ecco, tutte queste definizioni qua mi lasciano completamente freddo e mi sembrano sempre dei modi per escludere e mai dei modi per includere. E, e quindi non c'è, la questione non è cultura alta, cultura bassa, la questione è cercare la vitalità nelle cose, cercare cosa c'è di vivo in una cosa e cosa c'è di, cosa ti parla di quella cosa lì, cosa sta parlando a te, alla tua esperienza, dove sei tu in questa storia. Questa cosa ho sempre cercato di farla perché è, è, perché è quella poi che dentro la quale sto bene, non è detto che mi dia dei, dei risultati migliori magari se avessi preso una strada completamente diversa, io questo non, non lo so, però è, de, è quella dentro la quale mi sento nel mio elemento, no? mi sento dentro, com'è che lo chiamano gli americani, dentro il flow, il flow, no? Il flow è quella cosa che nel, nelle arti marziali è fondamentale, no? nel, nel, nello, nello yoga, in tutte le discipline, ma lo è anche nel calcio. Quando vedi un campione, vedi Maradona, dici questo c'è un flow, no? inevitabilmente c'è un flow. E, e quella cosa lì è un lavoro che uno può provare a fare. Ci sono anche tanti che l'hanno tentato di teorizzare in tutte le, in tutte le scuole. Stiamo no? cominciando sta... a studiarlo anche noi, il flow. È eh interessante, no? Sì, sì è, è stare nella zona, no? quando sei in equilibrio tra... Tra la razionalità e l'istintualità, sei, 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 sei lì nel ritmo, nel, nel flusso, nel movimento. Sei lì nel flusso, sei, sei talmente nel flusso che sei il flusso. E non sei neanche nel flusso, perché poi il, la sfida è, è essere tu il flusso e quindi, essendo tu il flusso, porti nel tuo flusso anche gli altri, no? Insomma, ehm, non vorrei scadere nel, nel, nella new age che poi a me va bene anche la new age, cioè tutto fa brodo, come si dice. La vita è un grande banchetto. Sì, alla fine va benissimo. A me, se io quando è uscito The Secret mi sono andato a vedere The Secret perché, perché bisogna guardare tutto, poi è chiaro che ehm, appunto, poi si sceglie, poi bisogna fare delle differenze. E nel mio caso, io quello che consiglio è di. di di stare aperti e di cercare di capire se quella cosa, di sentire se quella cosa risuona, risuona dentro di te. E, è questo. E poi mi piace proprio costruire gli spettacoli. Cioè, Giova Beach Party è un'idea, è, un è un format, è il tentativo di riformattare il concerto per me. Perché a un certo punto, andando ai concerti, facendo concerti, andando a concerti, ho avvertito che era arrivato il momento di. Uscire da, quella, da, quel, da quel formato che avevo sognato di frequentare perché il massimo per me, chiaramente come per tanti che fanno il mio lavoro, è arrivare a fare gli stadi, arrivare a fare 80 il record. Noi abbiamo fatto il record di forum a Milano, ne abbiamo fatti 14, credo, forse 18, non mi ricordo, ma so, abbiamo battuto il record di permanenza al forum di Milano. Quindi quando mi sono trovato lì. Sono tornato indietro, sono tornato all'inizio di tutto, di quando ho iniziato a fare il DJ nei locali, e a quella sensazione. E io volevo ritrovare quella sensazione. E quella sensazione l'ho ritrovata, moltiplicata per un milione, dentro un formato che è quello di Giova Beach Party, che è alla fine una grande festa. E non è un concerto, è una festa. E ne parlavo l'altra sera, forse l'ho citato anche da Diego Bianchi a propaganda una frase che mi ha folgorato di, di Emanuele Serverino, del filosofo, che lui butta lì questa cosa dicendo la parola festa e la parola teoria hanno la stessa radice etimologica, cioè la teoria è una festa e la festa è una teoria. E quindi la teoria si formula, ma, non, ma poi va dimostrata, no? e, ma già nel formularla si metti in, ti metti in movimento. No? E quindi l'idea che la festa in fondo sia una teoria e quindi sia una cosa in divenire, sia una cosa che tu formuli, che tu dici, e quindi come la formuli, con tu, quei camion lì, con quel palco lì, con quella situazione lì, cercando di far incontrare quelle persone in quel posto lì, e poi vediamo se questa cosa funziona, se questa teoria funziona. E noi devo dire che quando siamo, abbiamo debuttato nel 2019 è stato potentissimo, proprio potentissimo, perché mi ero accorto che quel formato industriale del concerto eravamo riusciti a romperlo, eh, perché è bellissimo un concerto, no? per me un concerto è una cosa, sono sempre belli, io quando si spegne le luci mi commuovo sempre, chiunque ci sia sul palco, cioè quel, momento lì, quel momento lì è magico, no? poi però ti senti dentro, ti senti un consumatore eh, e quando ti, mi sento troppo consumatore... Mi sento un po' così, non, 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 non mi piace completamente. Perché senti che c'hai il tuo posto assegnato, c'hai il tuo percorso per arrivare lì, il concerto. Sai che il giorno dopo, su internet ci sarà la scaletta di quel concerto e, e saranno tutti uguali, quindi quell'emozione sarà. E tutto questo va bene. Però io volevo rompere questa cosa e andare indietro. Addirittura alla, mi sono son andato a. a a studiare tutti i misteri delle usini, tutto quello che ha a che fare col Dionisiaco, con, con il potere della musica, Orfeo che, 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 faceva, che affascinava addirittura gli animali mentre suonavano. A me piace molto eh, Orfeo che lo vengono ad ascoltare gli animali, cioè che sono quelle, l'iconografia quell mitologica è bellissima, no? quando arrivano gli asini a sentire, eh, cioè che la musica è talmente potente e misteriosa che anche le forze della natura, anche, anche i fiori, ti ascoltano. E allora eh, poi tutto questo va tradotto in un prodotto, perché poi c'è un biglietto, poi c'è una macchina che si muove, però senza cercando di giocare con questi segni, con i segni proprio, no? giocare con i segni. Bellissimo, fiesta mobile. Eh ed è una festa mobile, è una festa, no? non è un concerto perché non sai a che ora inizia non sai quando io andrò sul palco poi è chiaro che l'attrazione sono io no? Quella, infatti io non rivelo mai i nomi degli ospiti perché, perché non, io gli ospiti sono perché se no diventa un festival diventa un'altra cosa e invece quindi Arrivi lì non sai cosa succede, ma dov'è? Ma dov'è il palco? Ma... E poi c'è il mare, poi sei nudo, sei in costume da bagno. C'hai i piedi che... sulla sabbia, e tutta una serie di cose. Gli elementi, la natura, il... sei al mare. Poi il mare la spiaggia è un, è un simbolo potentissimo. No, cioè, la spiaggia è l'infanzia, però la spiaggia è l'infanzia anche del mondo. Cioè, La spiaggia è anche l'infanzia proprio della vita terrestre, perché la spiaggia è la frontiera dalla quale. Siamo passati venendo dal mare, dall'acqua, no? come forma vivente proprio. E le forme viventi no? sono, sono nate, la vita nasce, nasce in mare, no? così sostengono gli evoluzionisti. E poi si sposta e si adatta alla terra. Poi la spiaggia è. è cioè la, la, il, la poesia nasce in spiaggia, cioè l'Iliade li, è, è ambientata in una spiaggia è una spiaggia la spiaggia davanti a Troia io con la, siamo andati una volta a vedere Troia Troia è dove si ritiene che fosse è una spiaggia pazzesca è proprio una spiaggiona e poi c'è questa rocca che guarda e poi la spiaggia le nostre foto da bambini le, le prime foto da bambini sono di spiaggia no? quindi quel simbolo lì è strepitoso ed è anche un simbolo è anche un luogo fragile quindi a me interessava l'idea comunque un luogo di, confine. di stare su un confine. E poi la spiaggia ha questa caratteristica che quando sei in spiaggia guardi sempre verso il mare, nessuno mette la sdraio verso la terra. Tu avete mai visto uno che mette la sdraio girata verso il lungomare? No, la sdraio, cioè, quindi è un palcoscenico. Quindi, quindi questo ti fa pensare che la spiaggia ha una direzione. E, infatti mi aveva colpito una cosa bella che ha fatto Renzo Piano a New York, ehm, lui quando ha progettato il nuovo Whitney ha rivolto tutte le finestre verso la città eh, e non verso il mare, perché in realtà il Whitney è sul mare, cioè è sul fiume Hudson, no? quindi in realtà lui invece ha i grandi finestroni, il panorama del Whitney dà verso l'interno di, di, di Manhattan. E, e lì ho visto proprio una scelta, questa è proprio una scelta, nel senso che lui ha ribaltato il punto di vista. Per cui perché lui poi io l'ho chiesto quando l'ho incontrato tre anni fa perché mi ha fatto un videino per Joe a Beach Party. E io ho detto, ma eh, Renzo, ma, eh, e lui mi ha detto, ah, beh, hai notato questa cosa? Sei un ragazzo sveglio, <ride> <E> io, <ride> ho detto, no, ma ha proprio colpito. Ha detto, sì, perché New York è l'unica città al mondo di mare dove nessuno pensa di essere al mare. E, e allora ho cercato di gratificare in qualche modo questa idea così potente di una città che guarda verso l'interno verso, verso il cuore di sé che è forte no? se sei stati a New York a New York hai la, ha la sensazione di, di non pensi mai di essere al mare no? l'ultima cosa che pensi vorrei chiedere ragazzi abbiamo toccato tantissime cose troppe cose Alcune, mi tra la, eh, però ci sono dei fili che che, che ritorno. No, degli elementi che ritornano, volete fare qualche connessione? Volete lanciare qualche io cioè, ragionamento? Eh, Ciao! Come ti chiami tu? Paolo. Paolo. Eh, no, È un ragionamento che ho fatto riguardo la parola concerto. Che adesso stavi dicendo, vabbè, adesso l'hai definita festa il Beach party, Beach tour. Eh, però in un certo senso è, è più concerto dei concerti, quelli da, da, da spettatore da stadio, perché se si pensa, vabbè, la derivazione di concerto-concertare, cioè concertare è anche il modo in cui si accordano gli strumenti in un'orchestra, e in un certo senso il, il fatto che questa serie di, come dicevi, feste, però effettivamente sono concerti, si trovano in uno spazio in cui poi non è che vanno a sfigurare, ma entrano effettivamente. Eh, si allacciano col, col territorio che, in cui arrivano, e allo stesso tempo c'è questo aspetto molto più, come dire, molto più armonico tra un pubblico che non è il pubblico al buio, ma è il pubblico che, che, che si vede e viene visto anche da, da chi si esibisce, dalla performance. C'è un continuo scambio. E secondo me è bellissima questa cosa del concerto, del concertare, del, del, um, dell'armonizzarsi. Cioè, non è soltanto un performer che dà qualcosa al pubblico, ma anche il pubblico che restituisce un'atmosfera che, che entra in sintonia senza però perdere la propria unicità. Che è, è una cosa. È bella questa cosa che mi dici. Che è una cosa molto. Cioè, è quasi. È quasi religioso, cioè, è il tutto che diventa uno rimanendo, però nella propria individualità eh, personale. Ma lo è, in un certo senso, lo è in maniera. Eh, lo è, io ce la riconosco questa cosa, la riconosco dentro di me e poi rispetto a quello appunto del, de dell'armonia, del concertare, a me piace questa cosa ed è uno dei punti di forza e, quando è nato proprio il progetto, l'idea comunque anche di arrivare in luoghi di provincia in fondo cioè noi non suoniamo a Milano a Bologna, a Roma c'è un asse di concerti italiani no? si suona, quella è la, è la grande asse poi c'è Torino, Milano so, l'asse delle grandi città che in fondo vivono un concerto, solamente chi va a quel concerto vive quell'evento, la città si disinteressa, non è toccata da quella cosa, invece quando noi arriviamo a Castelvolturno portiamo una città nella città e quindi ehm, e ci sono tanti aspetti, anche complicati, la viabilità, insomma, mi ricordo, insomma del, ora quest'anno l'abbiamo risolta, ma nel 2019 c'è gente che da Cerveteri è tornata a casa la mattina dopo perché c'era una strada sola, quindi insomma avevamo avuto delle difficoltà, delle proteste anche, anche legittime, perché era, non era previsto, insomma, un po' un casino. Però ehm, quest'anno quella cosa lì l'abbiamo risolta. Ma questo è un punto fondamentale, cioè portiamo persone che stanno in quella città per due o tre giorni, che magari la scoprono e la città li accoglie, e anche con delle proteste a volte. Ci sono, sai che l'armonia, tu hai detto l'armonia, crea della disarmonia anche. Cioè, eh, l'armonia è un evidenziatore, per cui c'è anche chi l'armonia non la vuole proprio. Cioè, Quell'idea lì non, gli sta proprio sulle palle, perché si sente disturbato nella sua nel suo personale concetto di armonia. E, e poi c'è un aspetto economico anche, cioè comunque noi portiamo in una provincia eh, 50.000 persone che quella sera lì non ci sarebbero, quel giorno lì non ci sarebbero, quindi hanno fatto un calcolo, insomma intorno ai 150-200 euro a persona vengono lasciati nel territorio, vuol dire nel bar, nel bed and breakfast, quindi anche per l'economia locale è, un, è una cosa buona. E poi in questa seconda edizione torniamo in luoghi dove... Dove, in quasi tutti i luoghi dove andiamo, torniamo, quindi anche l'idea di generare un sapete bene, no? Cos'è il genius loci, cioè quella cosa. Io mi ricordo una volta, ho preso la bicicletta. Era un periodo che vivevo a New York e sono andato a Woodstock. Ok, e Woodstock è un pratone, cioè non è, eh, ma è veramente, non c'è niente, è una fattoria. C'è un prato. Con, non hai poi c'è un museino lì vicino, però insomma, devi andare a cercare. però io sapevo che lì c'era stato Woodstock, c'era cioè stato il concerto del 69, quindi dentro di me, allora l'idea comunque che su quella spiaggia lì eh, qualcuno ha goduto, qualcuno è stato bene quella sera lì, eh, traccia una linea, no? racconta una storia, che è una storia che, che rimane. Viviamo in un paese che è fatto tutto di queste storie qua, giusto? In ogni posto c'è cioè qui Garibaldi, c'è un posto vicino a Cortona, che io non ho mai visto, che, che però mi hanno detto che c'è, dove c'è una targa dove dice che Garibaldi ha pisciato. Eh, però io non l'ho mai visto, quindi potrebbe anzi anche darsi che sia una delle cazzate che mi diceva il mio babbo, che me ne diceva tantissime. Però mi disse, sai che vicino a Orvieto c'è una targa, c'è un, una cosa di marmo che con scritto qui è passato Garibaldi e ha pisciato. E <ride> è sceso da cavallo. E un giorno andrò a vedere. Però capito, qui c'è stato Giovanni Bisparti <ride> e nell'acqua qualcuno ha pisciato. Perché poi eh, succede. Succede anche quello. Però devo dire che noi, quando io vedo le immagini la gente che balla nel bagnasciuga con i piedi a mollo è fantastico è proprio una cosa è proprio figa, è proprio bello, proprio divertente poi è proprio divertente ora stiamo teorizzando molto ma in realtà è una festa, appunto teoria, festa è molto divertente Giova a party è una cosa molto divertente anche faticosa cioè, però quello ci sta, cioè. sì, ci sta adesso no, voi appunto visto che studiate queste cose Adesso no, siamo tutti dentro queste, ogni tanto arriva una parola che va di moda e ce la portiamo per un po' di anni, adesso c'è esperienziale, no? la, la parola esperienziale che è brutta. Però eh, io il suffissinale non apprezzo. È brutto, molto. anche io, però adesso si usa, no? è, esper è immersivo, è esperienziale queste parole qua. È esperienziale, però di fatto dice una cosa vera, cioè comunque l'esperienza è totale, no? l'esperienza inizia al momento in cui tu decidi, cominci... A pensare di prendere quel biglietto lì, poi lì inizia l'esperienza per cui ti organizzi chi ci viene dei miei amici con chi ci vado, che, con, come ci andiamo: in macchina, chi guida, eh, in treno. Eh, tutta quella cosa lì mette in atto un racconto eh, che, che poi se finisce bene, perché può anche finire che diciamo, ma ha fatto proprio cagare. Ehm, se finisce bene, per me è una soddisfazione. Poi si ascolta musica in macchina al ritorno? Eh sì, no, certo. La musica che hai sentito, magari ti... Cioè, il concerto è... Cioè, quelli, quelli appunto, quell'evento lì è bello, no? Insomma, concerti è... Io l'altro giorno parlavo con, con qualcuno, mi ricordo con, con, con chi, gli ho detto... Perché poi bisogna sempre andare per immagini, no? Voi lo sapete che poi se uno riesce... I grandi scrittori ti fanno vedere le cose no? e le immagini. E allora io ho pensato: ecco, per me il massimo di un concerto è quando uno esce e vuole chiamare sua madre, no? E digli: Mamma, non puoi capire che cazzo di cosa è, stato, di che giornata. Quello per me è l'idea che uno può, voglia chiamare sua madre e tua madre ti risponde e dici oh non sai che giornata che è stata oh, anche per me ed era anche lei lì tu non lo sapevi cioè, l'idea mia a me piace questa storia qui che uno dice adesso devo chiamare mia madre perché oggi è stata una giornata troppo figa mamma non puoi capire e lei sta pensando cosa devo, voglio chiamare lui perché sono tutte e due a Giova Beach Party cioè questa cosa inconsapevolmente questa cosa qui vi, mi piaceva questa idea anche perché l'ho vista cioè Giova Beach Party io l'ho chiamato un evento country perché solo a Nashville ho visto un pubblico così vario e vasto, eh, non generazionale, no? appunto. In Ale: una tribù di tutto, ci sono le signore, ci sono i ragazzi, un sacco di giovani. Quello è stato un punto di forza per me. Una cosa che mi ha dato molta, molto, molta gioia nel 2019: il fatto di avere tantissimi ragazzi. Eh, in genere un artista si porta dietro il proprio pubblico e questa è una parte bella del nostro lavoro, quindi vai a vedere un concerto di uno della mia generazione e vedi quelli di quella generazione più o meno. No? Difficile che un artista riesca a mettere insieme due generazioni, a volte capita ma è raro. Nel nostro caso ne mettiamo insieme veramente 4-5, cioè ci sono i bambini eh, e poi ci sono i genitori ci sono i nonni, e poi c'è però il cuore è fatto di gente giovane, di ventenni, venti, trentenni, e quello mi fa piacere perché comunque vuol dire che la mia, che la mia musica, che la mia, che la mia storia si riesce a mettere in contatto con, con un mondo dentro il quale io non sono cresciuto, eh, che non ha i miei stessi riferimenti, e quindi per me questo è un fatto positivo. Mi fa pensare a, ad alcuni miei riferimenti idoli, proprio no? penso... Miyazaki, no? cioè, 80 anni, e ancora fa i cartoni animati, e i bambini impazziscono. i grandi, ognuno ci legge una cosa. No? Per me quello è in assoluto il traguardo più ambito no? per, per, per uno che fa il mio lavoro, cioè riuscire comunque a, a mettermi in contatto. Tu sei... Francesco? In realtà non credo di aggiungere molto, semplicemente... Eh... La, quando sono arrivate le parole su cui riflettere, io mi ero soffermato un po' sul concerto ed è stato bello sentire te e poi anche il suo intervento perché eh, in qualche modo è andato nella direzione che prima di sentirvi avevo già un po' prefigurato. Perché la parola, dato che abbiamo lavorato tanto per associazioni, per immagini, per sinonimi, a me, eh, la parola a cui ero arrivato al concerto era comunione, che mi sembra eh, la somma di tutto quello che stiamo dicendo. Non solo sia tutto questo parlare di riti, questo, tutti, tutti i riferimenti che hai fatto anche a un certo tipo di riti, ma in particolare anche per la volontà che ci deve essere da parte di chi fruisce del concerto perché penso a tutta una serie di esperienze che ho vissuto dove gli addetti ai lavori di un evento meraviglioso stavano lavorando e non facevano parte del rito, anche banalmente eh, chi sta al bar o chi sta a portare da bere o altro sta lavorando, non si accorge di quel rito gigante in cui è dentro, cioè non è neanche a fianco, è dentro ma non lo vede, quindi questa comunione è voluta rispetto a quel sacrificio di cui dicevi tutto... Beh, insomma, è... Sicuramente sognata e sicuramente desiderata, è voluta, poi se è ottenuta al 100% questo secondo me è, è, è impossibile, però è voluta e, e per, esempio, per esempio, faccio un esempio per, per spiegarmi, e, la parte del cibo, no? noi invece di, avere, di, di, di rivolgersi al, a un catering tradizionale che fa concerti, che arriva e che è strutturato, siamo andati a cercare i food truck. Per cui abbiamo cercato un, delle start-up, poi in fondo, di ragazzi, che, persone insomma. Io li chiamo ragazzi per un semplice moto, per lo spirito, però poi sono di tutte le età, che vanno in giro con i food track e che realizzano questo sogno. Perché poi chi, fa, chi, chi, chi mette in piedi un foot-track è, è mosso sempre da una passione. Perché c'è anche lì una fatica, e comunque c'è un'idea del cibo: un'idea comunque di portare cultura anche attraverso il cibo. E noi a Beach Party abbiamo questa, questa infilata di food track, che quest'anno sono raddoppiate rispetto al 2019, per cui uno anche, si fa anche l'esperienza anche nel cibo di poter scegliere delle cose non standardizzate, per cui eh, c'è di tutto. Dal, dalla frutta alle, al, ai panini alla pizza però fatto da piccole eh, aziende eh, proprio delle salate locali Local. no, non locali nel senso che noi non possiamo cambiarle per una questione logica di logistica organizzativa dobbiamo assoldare cioè dobbiamo con, eh, legarci a un sono circa 20 food truck e sono sempre loro che vengono io volevo eh, inserire anche delle realtà locali, però dal punto di vista della contrattualizzazione di questa cosa è molto complicato, perché in Italia c'è una regolamentazione molto rigida, giustamente, rispetto ai concerti, giustamente però quando poi ti ci scontri ti rendi conto che ti, ti, ti piacerebbe anche essere diverso, no? però noi in pratica veniamo, veniamo considerati come se fossimo una partita di coppa. Quindi ci sono tutta una serie di regole sulla sicurezza, che è al primo posto chiaramente di un evento del genere, che però rendono impossibile certe, certe cose. Per esempio il campeggio. Noi non possiamo fare. Eh, in Italia c'è una, una legge che impedisce il campeggio mobile, cioè tu de, per avere un campeggio devi avere una concessione, per cui sei come un albergo, eh, non, puoi fare, non puoi avere un campeggio che ti segue. Eh, volevamo, l'idea era quella di adibire delle aree vicine, per, proprio l'avremmo proprio strutturata, abbiamo anche cercato dei partner che, che ci, ci aiutassero a realizzare questa cosa, poi però la legge ci ha imposto di non poterlo fare. Lorenzo ti chiedo ancora questa cosa. Comunque ah, sì, no, ecco, volevo. per dirti l'esempio del cibo, è perché quella è l'atmosfera, cioè quella è l'atmosfera, perché chiaramente un food truck che arriva lì... Eh, a Giova Beach Party e si presenta al pubblico con le sue persone, col suo personale che di solito è anche quello che poi è il proprietario del furgone, eccetera, crea chiaramente una, una sensazione diversa se, che non dal, quella che può essere il grande catering che fa me, poi fa Vasco, poi fa Ligabue, poi fa, fa quell'altro con lo stesso tipo di prodotto, lo stesso tipo di intenzione e lo stesso tipo di risultato. Certo, cioè, volevo aggiungere solo una, una riflessione, anche un po' banale, però credo che poi sia il punto del, dell'evento. Che eh, comunque stiamo parlando di un'arte creata, che in qualche modo tu fai prima di arrivare sul palco, di un'arte di cui io fruisco prima di vedere sotto al parco, quindi per me quella comunione, anche tra il discorso che facevi sulle generazioni, questa dinamica de del rito eh, da eucaristico in qualche modo, di condivisione totale, perché credo sia forse anche l'unica arte in cui questa cosa è così possibile, così realizzabile, dove l'artista che ha creato e il pubblico che ne ha fruito in precedenza rispetto a quel momento può condividere quelle emozioni insieme e in più condividerle insieme a tutto un altro numero importante di persone che hanno fruito di, di quell'arte sì, però nel, in quel caso, nel caso della scrittura diciamo della scrittura del mio set non c'è una scrittura rigida in realtà io non ho una scaletta e, quando vado sul palco ho, un, ho un, due giradischi e una band per cui eh, ho dei moduli che, che sposto, dei moduli narrativi diciamo così musicali per cui delle, delle onde che cerco però di cambiare di volta in volta per cui ho un cioè, ho proprio due giradischi, un mixer eh, con delle playlist, con, però e poi ho la band, l'aggancio. Io praticamente ho la ho, mando al batterista un codice per cui il batteri eh, sulla velocità de 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 del BPM proprio, per cui lui ha un click, per cui non so, magari io sto suonando un pezzo di un altro e da quel pezzo lì poi con uno sguardo dico alla band che pezzo mio andiamo a fare e ce lo attacchiamo quindi c'è una parte proprio di improvvisazione come se fosse un DJ set proprio come in un club eh, oggi molti DJ arrivano col set fatto però per me il club la discoteca cioè quando si suona per far ballare la gente in realtà tu interagisci con quello che vedi davanti no? e quindi la crei nel momento l'onda comunque la devi creare ma la devi anche un po' seguire no? c'è cioè questa cosa qua che avviene in simultanea cioè tu la... La crei, ma mica tanto. Poi in realtà è meglio se tu la e segui. C'è di nuovo il flow. Eh sì, stai nel flow, cerchi di stare nel flow. Poi a volte non, non ci stai. Eh, per esempio, mi ricordo la, la, alla, prima, alla prima, proprio, la prima Jovice Party di Lignano del 2019. Io ero andato con un'idea che è stata smentita nei primi 5 minuti del mio set. Ho capito che quella cosa lì era sbagliata, che non funzionava. E quindi in corsa ho cambiato tutto e ho capito e, 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 e mi sono e da lì poi quella cosa lì ha funzionato per tutte le date però nel pensavo proprio di, di, di iniziare crescendo invece non devo iniziare crescendo devo iniziare da qui e poi scendere e poi risalire cioè devo fare un'altra cosa drammaturgia sì sì drammaturgia cioè io pensavo iniziamo e poi saliamo come a volte si fa invece invece no non era così però poi anche nei miei concerti rispetto alla drammaturgia per me gli inizi migliori sono sempre quelli di 007 eh, cioè 007 inizia sempre a bomba I, i film di 007 i primi 5 minuti ti danno tutto che è la negazione della tradizione dei concerti nei concerti si è sempre detto si scalda il pubblico e poi si sale e invece io già dall'inizio ho sempre negato questa cosa ho detto no per me 007 è l'idea cioè si parte e nei primi 5 minuti io ti do l'80% del budget del film me, me lo gioco lì perché comunque ti prendo e ti porto dentro un'altra realtà e poi da lì ti, ti posso anche annoiare anzi annoiarti c'è un momento in cui tu, provo a portarti fino alla noia F eh, perché quella noia lì mi serve per poi farlo l'ombelico del mondo cioè eh, eh, nel senso che è un meccanismo narrativo, un racconto è come con un bambino no? quando Attenzione, racconti una storia cioè, quando ci raccontano una storia, a noi ci piace essere bambini, no? Cioè, eh, a me piace il massimo, no? Essere bambino quando mi raccontano una storia. E non mi voglio sentire... Voglio sentire che tu, mi, tu guidi. Eh, è bello, no? C'è una sensazione di, di sollievo, no? In quello. Nel sapere che sta guidando uno bravo. Ti faccio un'ultima domanda. Fango, la drammaturgia cambia. Ma fango la farai? Ma a volte sì, sì, sì. sì. Abbiamo... Più o meno ho provato tutti i pezzi miei, le hit, diciamo così, i pezzi che, che famosi. E penso di sì, 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 anzi la facciamo, abbiamo provato in una versione, perché ho, un musicista in più, ho due musicisti in più quest'anno, uno di Torino tra l'altro, Davide Rossi. Che era nei Mau Mau, eh, gruppo storico del, dell'India anni 90, veramente una gran band. Poi lui è, è, è andato a vivere a Copenaghen e ha iniziato a lavorare con i Coldplay e quello che ha fatto boom, 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 del, di Viva la Vida è uno molto bravo. Eh, L'ha fatto proprio lui, quella, quella, non c'era nel pezzo quella cosa lì finché non è arrivato a lui in studio eh, eh, e suona, sarà sul palco con me. E poi c'è un, un musicista del Mali che si chiama Calefacconè, che suona batteria e percussioni. Abbiamo due batterie, quest'anno, volevo rinforzare la ritmica e, e suona anche un, una cora, che è questo strumento dell'Africa occidentale meraviglioso. Un, ogni, lo senti e non te lo dimentichi più, basta una nota. E, e, e fango la facciamo con la cora, la, la facciamo in una versione più rarefatta. Quello che cerco di fare, imparando anche dal 2019, è evidenziare è cercare di eh, evidenziare le caratteristiche dei pezzi. Quindi, se un pezzo è tirato. Di spingerlo ancora di più, se un pezzo è lento, di farlo più rarefatto, cioè di come si dice di estremizzarli un po'? Estremizzarli un po', cioè quello che non funziona in una situazione del genere è la, è la parte in mezzo fra queste due cose. E funzionano gli shock, per cui grandi pugni e poi chiedi scusa, quella, quella cosa lì. Lorenzo, grazie, ci hai dato un Prego. sacco di lezioni oggi. Grazie a voi. Ci tutti. vediamo in spiaggia Buon lavoro I giorni passano lenti Se li conti uno per volta Aspettando una svolta, baby Bisogna che non ci pensi Non guardare cosa fa L'altra gente non lo sa Credi, pare che di questi tempi Tutti cercano